Zombie Apocalypse. Picciotti, bentornati sul nostro canale. Oggi torniamo a parlare, insomma, di One Piece e torniamo a parlare di Cross Guild. Quest'argomento non ha smesso di essere caldo nelle ultime settimane, soprattutto considerando quello che abbiamo scoperto negli ultimi capitoli, ovvero questa organizzazione maestosa fondata da Crocodile, che ha poi reclutato Mihawk e infine i due hanno reclutato, per così dire, tra virgolette, Buggy, che in realtà si scopre poi essere indebitato con Crocodile e quindi ha cercato di porre rimedio più o meno a questo debito entrando a far parte dell'organizzazione con l'intera Buggy's Delivery, con l'obiettivo appunto di portare un po' di ricchezza all'organizzazione. Solo che Buggy poi è passato come leader e il resto viene da sé, lo sappiamo già. Ma quello che voglio cercare di dirvi oggi è che potrebbero esserci altri membri che possono entrare a far parte di questa organizzazione e oggi mi sbilancerò parlando di uno specifico membro, ma andiamo con ordine. All'interno di questo pattern della Cross Guild possiamo trovare personaggi veramente variegati. Passiamo dallo stratega Crocodile, che è tornato in auge. Onestamente, il maestro Oda ultimamente sta forse dimostrando di apprezzare molto il ritorno di vecchi personaggi. Poi abbiamo Mihawk, del quale abbiamo finalmente scoperto la taglia, una taglia maestosa da imperatore, considerando che non ha nessuna flotta, è sempre restato da solo, e la sua fama di cacciatore di Marines gli ha fatto raggiungere una taglia di oltre 3 miliardi. E poi c'è Buggy, che è ritenuto ufficialmente un imperatore. Quindi questa organizzazione sta effettivamente risultando per il governo un problema economico, politico e bellico. Oggi voglio sbilanciarmi su una new entry nella Cross Guild e sto parlando di Don Quixote Doflamingo. Ma perché uno come Doflamingo dovrebbe entrare nella Cross Guild? Parliamone. Innanzitutto, come ho già detto poc'anzi, sembra che Oda stia, insomma, riportando in auge vecchi personaggi. Questo è successo con Crocodile. Non vediamo Crocodile da tantissimo tempo, ma essendo tornato è stato ben inserito all'interno del contesto e infatti ha il compito di fare lo stratega della situazione. È stato quello che ha fondato l'organizzazione e che molto probabilmente la continuerà a gestire egregiamente, esattamente come ha fatto con la Baroque Works. Stava per conquistare una nazione con le sue abilità da stratega, quindi è stato ottimo il modo in cui il maestro Oda ha riportato in auge questo personaggio. Ecco, ma visto che lui è l'organizzatore, Mihawk è un pochettino il badass di turno che dovrebbe essere quello che combatte meglio di tutti, e c'è Buggy che è un po' la carta matta che sta fungendo per il momento da, insomma, arricchimento per l'organizzazione con la Buggy's Delivery. Che ruolo potrebbe avere uno come Doflamingo? Per quanto mi riguarda, se è stato difficile riportare in auge Crocodile, in realtà per Oda dovrebbe essere molto semplice riportare in auge Doflamingo. Doflamingo è un personaggio, insomma, che abbiamo tra virgolette abbandonato assieme a molti misteri. Ci sono tanti misteri collegati a lui, quindi riportare un personaggio del genere in auge significherebbe approfondire i suoi segreti, i segreti legati, insomma, al tesoro nazionale di Mary Joyce che Doflamingo ha nominato, i segreti in merito al suo status di drago celeste decaduto. Potremmo scoprire altre cose, potremmo scoprire cose legate a Imsama, per esempio, o comunque al governo mondiale, cose che Doflamingo sa ma che non sono state rivelate all'epoca in cui si è scontrato, insomma, con Luffy. Ricordiamoci che Doflamingo riuscì a tenere in pugno il CP0 quando fece finta di, insomma, di dimettersi dall'ordine della flotta dei sette per far finta di cadere nel tranello di Law. Quindi effettivamente Doflamingo è uno talmente potente dal punto di vista politico, sa talmente tanti segreti, che è riuscito a tenere in pugno la CP0. Questa cosa, ragazzi, non è riuscita a farla nemmeno Orochi quando ha tentato di portare Vegapunk al Wano Kuni. Quindi innanzitutto il primo motivo che mi viene in mente per riportare Doflamingo in auge è lo svelare i suoi segreti. Ma all'interno dell'organizzazione, perché poi è questo l'importante, che ruolo potrebbe avere? Per quanto mi riguarda, potrebbe avere il ruolo di arricchire veramente l'organizzazione, cosa che probabilmente Buggy con la Buggy's Delivery non riuscirebbe a fare in pieno. Ricordiamoci che Doflamingo per anni è stato conosciuto come il Joker, il maggiore esponente del mercato nero, il maggiore esponente dei traffici clandestini.
sicuramente atteggiamenti molto riprovevoli, ma che gli hanno portato tantissima ricchezza. Ricordiamoci della casa d'aste di Sabaudi, del commercio degli Ismail, di cui è stato il maggiore esponente, anche perché Kaido e Orochi si occupavano soltanto di produrli, poi Caesar Clown si è occupato di produrre il gas che fa parte degli Ismail, ma poi quello che li ha veramente messi in commercio attraverso le fabbriche è stato Doflamingo, dimostrando la sua grandissima abilità nei traffici clandestini. Quindi uno come lui, a mio parere, potrebbe portare assolutamente la ricchezza all'interno della Cross Guild, e abbiamo visto come ci sia bisogno effettivamente di ricchezza dalle parole di Crocodile. Inoltre stavo pensando che i veri rocks della nostra epoca non sembrano essere proprio i pirati di Teach, ma sembra che la Cross Guild si stia formando in un modo che possa veramente ricordare la vecchia ciurma dei rocks. Ci sono tante teste che collaborano, che cercano la ricchezza, ma che sono dei veri e propri cani sciolti. Quindi Mihawk, Crocodile, Buggy, immaginate unirsi anche Doflamingo. Sarebbe una cosa fantastica, sia dal punto di vista della pazzia che porterebbe all'interno del gruppo, oltre ai motivi che ho già spiegato, ma in un eventuale combattimento, in un'eventuale guerra, Doflamingo sarebbe una vera e propria carta matta, esattamente come è stato a Marineford, che si divertiva, insomma, prendendo sì le parti del governo, ma in realtà assecondando i suoi più profondi istinti. Inoltre, all'interno della Cross Guild, Doflamingo avrebbe maggior libertà d'esecuzione, nel senso che, pur essendo stato conosciuto come Joker, il maggior esponente del mercato nero, pur avendo fatto tutte quelle cose riprovevoli e pur essendo, tra virgolette, libero di fare quello che voleva, in realtà viveva sotto l'ombra di Kaido. E quando Law lo ha minacciato, dicendo che avrebbe detto a Kaido del fallimento del commercio degli Ismail, Doflamingo se l'è fatta addosso. Adesso invece nella Cross Guild avrebbe totale libertà, non deve sottostare a nessuno, al massimo ne uscirebbe un tafferuglio con gli altri membri della Cross Guild, ma lui non arriverebbe al punto da creare disordini all'interno della Cross Guild, perché sarebbe il mezzo con il quale può ritenersi attualmente libero, ma soprattutto ricco. Tant'è vero che Doflamingo non ha mai dimostrato interesse per trovare il One Piece, ha sempre dimostrato interesse per arricchirsi ed eventualmente per portare via ai draghi celesti il loro status, la loro ricchezza. Questo per l'odio che si porta dietro a causa del fatto che, insomma, è stato privato di quello status lui stesso. Quindi, per quanto mi riguarda, il nome di Don Quixote Doflamingo sarebbe assolutamente congeniale alla Cross Guild, come ruolo di vero e proprio organizzatore economico della gilda. Il suo ingresso, dunque, farebbe assomigliare ancora di più la Cross Guild ai vecchi pirati rocks. Immaginate se si unisse Doflamingo, quanti cani sciolti ci sarebbero all'interno della gilda. Ovviamente non credo che sarà l'unico a unirsi, ma credo che lui sia al momento il più adatto di tutti. Resta soltanto il dubbio di come farlo evadere, però noi sappiamo benissimo che se Oda volesse saprebbe esattamente inventare uno stratagemma per far evadere Doflamingo. Voglio dire, ha fatto evadere l'intera ciurma di Teach dal livello 6 di Impel Down assieme ad altri criminali. Quindi cosa impedisce un'altra evasione rocambolesca per chissà quale motivo? Senza contare il fatto, tra l'altro, che a livello bellico la Cross Guild deve per forza rinforzarsi se vuole avere a che fare con le altre ciurme potenti che stanno attualmente solcando i mari. E sicuramente nel caso di Crocodile assisteremo a un potenziamento, perché in tutto questo tempo Crocodile sarà diventato molto più forte. Ecco, per Doflamingo magari è un po' più complicato, perché è stato arrestato a Dressrosa e finora è stato in prigione, quindi concedergli dei power-up troppo forti risulterebbe poi forzato. È pur vero, però, che noi non sappiamo effettivamente quando la Cross Guild entrerà in azione dal punto di vista combattivo. Quindi da quel momento a quando arriverà a combattere passerà del tempo, e in quel lasso di tempo Doflamingo potrebbe anche migliorare a livello combattivo, soprattutto allenandosi con Crocodile e con Mihawk. Quindi, picciotti, penso proprio che il maestro Oda farà tornare anche Doffy, e lo spero visto che è il mio personaggio preferito. Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate delle considerazioni che ho esposto, e soprattutto se vi piacerebbe che tornasse Doflamingo. Noi ci vediamo alla prossima e sayonara! Bene ragazzi, il video termina qui.
Speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!